San Giuseppe, mio protettore, son peccatore, mi affido a te, se tu mi accogli sotto al tuo manto, oh caro santo, non mi scaccia in ogni angustia, in ogni pena, sollievo allena, spero arriva. Oh San Giuseppe, mio protettore, son peccatore, mi affido a te, se tu mi accogli sotto al tuo manto, oh caro santo, oh caro santo, non mi scaccia. Presidente, quest'anno partner di questo oramai storico evento ad Erchia è il GAL, Terra del Primitivo, perfettamente in sintonia con quella che è la filosofia chiaramente delle vostre attività. Sì, adesso siamo nella fase in cui dobbiamo promuovere il territorio, perché dopo aver lavorato per la creazione di punti di accoglienza che vanno dalla Casa Lasanze ai bed and breakfast, agli agriturismi, e ne abbiamo creati tantissimi, adesso dobbiamo fare in modo che i turisti vengano ad occupare quei posti letto che abbiamo creato. E quindi questo anno 2014, ma anche il 2015, saranno impostati proprio sulla promozione del territorio e di tutte quelle che sono le sue peculiarità. Allora, per Erchie, come anche per altri paesi del territorio, questa festa che si tiene oggi e soprattutto poi le tavole di San Giuseppe che ci saranno domani sono un evento molto importante, e quindi bisognava valorizzarlo proprio per farlo conoscere all'esterno e fare in modo che si possa destagionalizzare e far venire i turisti anche in periodi dell'anno in cui normalmente non ci sono. Ecco, proiettate invece nel prossimo futuro, quale sarà il ruolo del GAL nel territorio? Stiamo investendo tantissimo, come dicevo, nella promozione. In questa fase stiamo realizzando itinerari che vanno dall'enogastronomico al culturale, all'archeologico, che possano poi essere inseriti all'interno di un portale che stiamo realizzando e che potrà essere scaricato attraverso delle app sui telefoni, e che quindi attraverso la geolocalizzazione permetteranno a chiunque lo vorrà utilizzare di crearsi il proprio itinerario secondo quelle che sono le proprie esigenze e quindi scegliere cosa vedere e dove andarlo a vedere. Quindi questo è una delle attività che stiamo svolgendo, e poi tutta una serie di altre attività di promozione che vogliono proprio andare a far conoscere quanto più possibile il nostro territorio, non solamente in Italia ma soprattutto anche all'estero, e quindi stiamo prevedendo già una serie di iniziative che ci porteranno all'esterno. Come dicevo prima, l'importante è fare in modo che si riesca a portare qui quanti più turisti possibile. Chiaramente noi dobbiamo anche poi fare in modo che una volta arrivati i turisti vengano accolti nel modo giusto e tornino. E quindi stiamo facendo dei corsi di formazione agli operatori per metterli nelle condizioni di dare l'accoglienza migliore che si possa avere. E quindi corsi per esempio sulla normativa sul primitivo, che è il nostro prodotto principe, ma anche sul territorio e sulle sue peculiarità, sulle tradizioni, sulla zona archeologica di Manduria. E poi per esempio proprio corsi su come si accoglie il cliente quando viene nel ristorante o nel bed and breakfast, che cosa bisogna offrirgli, e poi tant'altro, un corso di inglese. Cioè, stiamo cercando di professionalizzare gli operatori affinché possano in questo modo essere all'altezza dei turisti che riusciremo a richiamare e quindi poi metterli nelle condizioni di tornare. Sindaco, oramai per l'intero territorio non solo brindisino ma anche tarantino, quello che tra l'altro ricopre anche il GAL Terre del Primitivo, questo oramai è diventato un appuntamento attesissimo ogni anno, anche questa edizione è andata alla grande. Sì, un appuntamento molto importante per il nostro territorio, per il nostro paese, una delle manifestazioni che sicuramente sono il fiore all'occhiello di questo paese, perché oltre a Santa Lucia, oltre alle varie manifestazioni dell'estate, quella di San Giuseppe è una manifestazione che rientra sicuramente nel percorso storico, culturale e tradizionale del nostro comune. Attira tanta gente, è molto sentita da quest'anno anche la partecipazione da parte del GAL, perché grazie a
all'intento, all'intuito che abbiamo avuto come comuni, abbiamo raggruppato quattro comuni che hanno più o meno le stesse culture, le stesse tradizioni, ma effettuando ogni manifestazione in modo diverso, perché Sava, Fracagnano e San Marzano, che onorano il santo San Giuseppe, hanno le varie manifestazioni di Matra e Falò, ma sicuramente differenti dalle nostre. Quindi questo per creare un pacchetto da mettere a disposizione per i turisti, da mettere a disposizione per chi, pensando ad un turismo destagionalizzato, vuole utilizzare le proprie risorse, in questo caso la bella manifestazione di San Giuseppe, per cercare di attrarre benefici per il nostro territorio. Allora, con il contributo dei volontari, dei soci dell'associazione, degli amici del Falò, anche quest'anno Erchi ha avuto questa manifestazione davvero straordinaria. Sì, sì, grazie all'impegno della nostra associazione sicuramente, che è stato ricambiato da tutta questa gente che è venuta qua ad Erchi ad assistere al nostro Falò. Riviviamo ogni anno questa tradizione, no? La tradizione dei Falò, questo è quello istituzionale, però siamo soddisfatti di tutto questo afflusso di gente dei paesi anche limitrofi. Qual è lo spirito del gruppo? Con quale spirito si organizza ogni anno questa manifestazione? Lo spirito è sempre l'amicizia, anzi è il sentimento che lega questa associazione, è il motivo per cui è nata questa associazione, sicuramente l'amicizia. Cosa ci fa un sindaco lucano qui ad Erchi in questa occasione? Ci lega il fuoco, il calore, la passione, l'immaginazione del fuoco è il legame che mi ha portato qui a rappresentare la mia comunità, perché come accade qui ad Erchi, anche nel mio comune lucano di Anzi, in provincia di Potenza, c'è una tradizione molto peculiare per quanto riguarda i Falò, il fuoco, che si sviluppa la sera del 12 di giugno, vigilia della festa di Sant'Antonio. In ogni quartiere del mio comune, ad Anzi, vengono allestiti dei Falò. Nei giorni precedenti i ragazzi raccolgono le ginestre che vengono arse la sera del 12 di giugno e si innesca una sfida tra i giovani dei quartieri e quelli che trasportano dei baldacchini con l'effigie del santo, che noi chiamiamo delle gulli, che vengono accompagnati dalla banda musicale, che cercano di oltrepassare il fuoco, di superare il fuoco, di superare questo ostacolo, di far vincere il bene rispetto al male, di far prevalere i valori positivi della vita. Ed è una sfida molto bella, caratteristica e peculiare, che invito a visionare ogni anno ad Anzi il 12 giugno. Bene, dopo questo invito possiamo dire che ci sono tutte le fondamenta attorno al fuoco per legare un vero e proprio gemellaggio. Esatto, stiamo sviluppando con il comune di Erchi un rapporto e delle relazioni molto importanti, positive e feconde, di sinergie, e il fuoco col suo calore può essere il comune denominatore per unire un pezzo importante di Mezzogiorno che vuole essere protagonista del proprio futuro e vuole creare le condizioni per uno sviluppo armonioso di questa bellissima terra del sud. Beh, partiamo proprio dalla sua delega, quella della cultura. Cultura è anche tradizione, gastronomia, è un grande bagaglio quello che noi possiamo portarci appresso con la nostra storia. Certo, cultura e tradizione, infatti, con questo vincolo di amicizia tra i comuni di Fragagnano, di Erchi e di Anzi, ma tutti i comuni aderenti al GARL Terre del Primitivo, stiamo cercando di mettere in piedi questo rapporto che possa dare lo sviluppo alla nostra terra attraverso queste manifestazioni. Stasera stiamo festeggiando San Giuseppe ad Erchi con l'accensione della pira, i fuochi pirotecnici, uno spettacolo davvero unico. La settimana scorsa siamo stati a Fragagnano per la benedizione delle tavole, e quindi attraverso le tradizioni cerchiamo di pubblicizzare anche il nostro territorio con queste iniziative che possono permettere anche a chi non conosce le nostre tradizioni di essere attratto da queste manifestazioni, che per noi possono essere folcloristiche o comunque legate al passato, ma che sicuramente rappresentano la storia e la cultura del nostro territorio. Quale può essere il percorso da fare in sinergia?
Beh, il percorso da fare innanzitutto è cominciare a dialogare. I paesi non possono più chiudersi all'interno delle proprie mura, ma devono cominciare a dialogare e a ragionare in maniera sinergica. La settimana scorsa siamo stati a Fragagnano, quindi, per festeggiare San Giuseppe, e oggi siamo ad Erchie. Per il prossimo anno l'auspicio è quello di cercare di creare un percorso che possa accomunare queste feste e cercare di attrarre anche da fuori delle nostre realtà locali, dalle nostre province, dalla nostra regione, i turisti, affinché possano vedere, al di fuori dalla stagione estiva e primaverile, le nostre terre comunque sono ricche di storia e tradizione. Eccellenza, qual è il grande insegnamento che San Giuseppe vuole portare alla comunità cristiana? Vorrei offrire come messaggio per questo anno 2014 di questo grande santo della Chiesa, patrono della Chiesa Universale, San Giuseppe, sposo della Vergine Maria, questo messaggio. Egli è conosciuto come il custode delle cose di Dio. Mi piace pensare a San Giuseppe come il custode della famiglia. Oggi più che mai la nostra famiglia, le nostre famiglie sono messe in pericolo, in serio pericolo. È necessario allora che, guardando a lui come ha custodito la famiglia di Nazareth, anche noi impariamo a custodire le nostre famiglie in quello che sono, nella loro origine, nel loro sviluppo, nella loro crescita, nella loro dignità. E vorrei anche aggiungere, insieme alla custodia della famiglia naturale, la famiglia anche cristiana, anche la custodia della famiglia un po' più allargata, che la custodia della famiglia parrocchiale, perché venga anche questa custodita, anche essa è in pericolo e dipende da noi. Il custodire significa tenerci, ecco, teniamoci in modo particolare alla famiglia, teniamoci alle comunità parrocchiali. È un augurio che faccio anche a tutti coloro che portano il nome di San Giuseppe e particolarmente a tutti i papà. Auguri di cuore, San Giuseppe vi custodisca e voi custodite in suo nome ciò che è affidato a voi.